Ma quali sono i trucchetti da non dimenticare mai questa stagione per trasformare un outfit molto casual e sportivo in un outfit molto più chic e sofisticato? Oggi andremo a scoprire insieme 5 consigli da non dimenticare mai e che io personalmente utilizzo quotidianamente. Ti ho detto per questa stagione, ma in realtà sono delle piccole chicche da tenere sempre a mente perché è davvero evergreen. Io sono Sara e sono una consulente d'immagine e una fashion stylist. Iniziamo subito dal mio primo consiglio, che è probabilmente il mio preferito, ovvero quello di aggiungere una nota di rosso all'interno del tuo look. Il colore rosso è estremamente sottovalutato, a mio modo di vedere. Si utilizza unicamente durante le feste natalizie, quindi quelle di questo periodo, ma in realtà è un colore bellissimo da portare durante tutto l'anno. Aggiungere una nota di questa nuance andrà a rendere subito molto più particolare, molto più vivo e interessante il tuo look. Come saprai benissimo, è il colore di stagione, un colore super di tendenza che puoi trovare davvero molto facilmente. Ti saranno capitate davvero tantissime idee outfit su come proprio portare questo colore all'interno del tuo look. Puoi scegliere in base a quelli che sono i tuoi gusti. Bellissimo il look Total Red, che capisco sia anche molto difficile da portare. Questo sicuramente lo vedo più adatto per le festività o comunque per chi ha coraggio di usare e soprattutto per chi il rosso rappresenta qualcosa di davvero speciale, quindi chi è molto affezionato a questa nuance. Per il resto, bellissimo indossato con il grigio, un abbinamento di stagione bellissimo. Secondo me si completano davvero splendidamente queste due nuance, andando a creare un qualcosa di davvero molto elegante e sofisticato, per nulla scontato. Così come mi piace moltissimo con il denim scuro, probabilmente uno dei miei abbinamenti preferiti ed è anche molto semplice da ricreare, non ci sono grandi difficoltà dietro, davvero basta che prendi il tuo jeans preferito di un lavaggio scuro e lo abbini con una camicia, un maglione, un blazer o comunque un accessorio rosso e vedrai subito come il denim prenderà vita e risulterà subito molto più insolito e meno banale. Così come un altro abbinamento che davvero mi fa impazzire è quello con i toni della terra, se mi conosci lo sai, è probabilmente uno dei miei best abbinamenti, nel senso che lo utilizzo tantissimo. Quest'anno ho comprato una sciarpa rossa e la indosso sempre con il mio cappotto color cammello o comunque anche con tutti i miei soprabiti sui toni della terra, così come però mi piace moltissimo l'idea di avere un pantalone marrone e abbinarlo con un maglioncino rosso, molto facile, per tutti i giorni va benissimo, così come ovviamente anche un qualcosa di più elegante, quindi una gonna in satin sui toni dello champagne o comunque di un beige più chiaro abbinato con una camicia, un top rosso, credo sia anche bellissimo per Capodanno o comunque per l'ufficio, perché no, a seconda dei pezzi che scegli. So che sono due sfere completamente diverse, però mi è venuto in mente anche per l'ufficio è comunque un abbinamento elegantissimo, quindi con i pezzi giusti puoi andare a ricreare davvero un outfit molto elegante, di classe e perfetto per un ambito lavorativo. Non dimenticare poi mai che ovviamente il rosso, se non te la senti di indossarlo su un capo principale o su un capo del tuo outfit, puoi scegliere di portarlo all'interno del look tramite un accessorio, che sia un paio di scarpe, che sia una borsa, che sia un foulard, una sciarpa, a seconda un po' di quello che ti senti tu e quindi anche di cosa secondo te può essere più utile. Secondo me le borse colorate, quindi per esempio una borsa rossa, è davvero un must have. Io personalmente ancora non ce l'ho, però mi piacerebbe tantissimo, sto cercando il modello giusto, perché comunque è una borsa che può dare quel twist, aggiungere un po' quel brio anche a tutto il look e farlo subito diventare un attimino più divertente, più giocoso, aggiungere proprio quella nota protagonista che non passa inosservata, ma che comunque lascia alla fine il resto dell'outfit molto pulito, soprattutto appunto se non sei una persona che gioca particolarmente con i colori. Il secondo consiglio si basa sulla scelta di un accessorio, ovvero quello di puntare su un gioiello bold, ovvero un gioiello particolarmente grande e importante. Ancora una volta qua il gusto è fondamentale, nel senso che comunque ti deve piacere l'idea di indossare un gioiello protagonista. In particolare questa stagione abbiamo visto orecchini anni 80 e collane anche decisamente più importanti sul décolleté. Due elementi che io adoro e che davvero sfrutto quotidianamente, se sai un po' com'è il mio stile, sai che per esempio indosso moltissimo le collane in pira, che quindi sono molto vistose all'interno del look. In alcuni
casi, e aggiungono subito quella nota d'impatto all'interno dell'outfit, rimanendo comunque molto eleganti. E secondo me è un po' questa la tendenza che abbiamo visto, quindi aggiungere quel qualcosa in più a livello del viso e del décolleté, ma che comunque risulta poi sofisticato all'interno dell'outfit, quindi una moda anni 80, ma se vogliamo molto più placata. Mi piacciono tantissimo questi orecchini più importanti, io ne ho tanti vintage rubati dai cassetti della nonna, della mamma, proprio degli anni 80-90, e sono una vera e propria meraviglia. Infatti ti consiglio di guardare i mercatini vintage d'antiquariato, perché si possono trovare delle chicche davvero molto interessanti che poi si fanno molto più fatica a trovare in negozio. Abbiamo un po' come riferimento la moda Chanel anni 80, o invece la moda Saint Laurent delle ultime collezioni. E poi questi orecchini molto importanti li abbiamo visti un po' dappertutto, Bottega Veneta, Ferragamo, appunto Chanel, così come i Saint Laurent, insomma proprio tutti gli stilisti in passerella li hanno proposti. Secondo me sono interessanti, perché anche se indossi una maglietta molto basic o un maglioncino o un pullover girocollo classico e aggiungi subito questo orecchino o questa collana, vai a dare una nota interessante a tutto l'outfit senza alcuno sforzo, e subito lo elevi a qualcosa di molto più chic e raffinato. Anche il mio terzo consiglio deriva dalla mia esperienza, sia provata su di me ma anche sulle mie clienti, di come un pantalone sartoriale possa fare una grandissima differenza all'interno del nostro outfit rispetto a un classico jeans. Se mi conosci sai che io sono una fan del jeans, lo reputo un pantalone davvero molto comodo per tutti i giorni, un po' da battaglia, quel pantalone che comunque lo infili, ci abbini qualsiasi cosa e sai che comunque il risultato sarà sempre molto carino, sia per la vita di tutti i giorni, sia se invece abbiamo più voglia di osare, indossato per esempio con un tacco, un blazer e una camicetta più carina sotto, può essere anche più elegante, quindi adatto per quelle serate in cui ricerchiamo un outfit elegante ma non troppo. Ma se mi conosci ancora meglio, sai quanto io sia fan del pantalone sartoriale e di quanto io creda che davvero possa elevare subito in un batter d'occhio anche il maglione più basic che abbiamo nel guardaroba, soprattutto appunto quando indossiamo dei pezzi che non sono così tanto, possiamo dire, anche proprio curati in termini magari di rifiniture o di bellezza estetica del capo. Ecco che se scegliamo di abbinarlo con un pantalone sartoriale, tiriamo subito su tutto il nostro look. Anche banalmente la felpa, no? Che per sua natura è un capo molto casual. Se noi la abbiniamo con un jeans, andrà a darci l'effetto più sportivo, più street. Se noi invece la abbiniamo con un pantalone sartoriale, ci andrà subito a dare quel casual chic molto più interessante che magari in quel momento noi ricerchiamo. A proposito di felpe, voglio ricordarti il mio codice sconto Sara S15, applicabile su tutto lo shop Vogue. La felpa che vedi qua l'ho acquistata proprio sul sito ed è una felpa che io utilizzo tantissimo. Secondo me tutta la loro linea è davvero molto sportiva, ma facilmente abbinabile con dei pezzi più eleganti per avere proprio quel risultato un po' casual chic che ci piace tanto e che appunto, come ti dicevo prima, magari a volte ricerchiamo. Quindi dei capi esteticamente comodi e più casual abbinati con dei capi invece più eleganti e sofisticati. Il risultato è davvero una bomba. Ti lascio il link qui sotto per andare a vedere un po' la collezione attuale e se c'è qualcosa di tuo gradimento. Se c'è una cosa d'inverno che non si può davvero non fare è quella di completare l'outfit con un bel cappello e un paio di guanti. Sono due accessori, anche in questo caso, che possono davvero trasformare il nostro look e renderlo molto più di classe. Ci sono tanti cappelli che io amo, ma secondo me quelli che alla fine danno veramente molto più stile alla persona sono quelli con la tesa larga o comunque i fedora, quindi i cappelli un po' da uomo anche, che credo diano subito quella classe, quella sciccheria davvero in un batter d'occhio. È vero che questi cappelli devono stare bene, quindi comunque devono accompagnare il tuo viso, è anche quello che è il tuo stile poi in realtà, ma se li senti tuoi non dimenticarli mai, perché possono essere davvero una rivoluzione all'interno dell'outfit. Anche semplicemente un paio di jeans, uno stivaletto, un cappotto vestaglia, indossi un cappello a tesa larga, un paio di guanti in pelle e il look è fatto.
fatto, sarai bellissima e davvero super curata. Appunto, i guanti, anche questi d'inverno, a me piacciono tantissimo perché veramente possono aiutare a slanciare la figura innanzitutto, quindi se scegli un guanto tono su tono, o al contrario possono invece andare a spezzare il nostro look con magari un colore, quindi dimostriamo che sappiamo giocare con la moda, sappiamo anche non prenderci troppo sul serio, seguire le tendenze ma farle nostre. Quindi anche il guanto è una super tendenza, il guanto colorato, il guanto in pelle, sono tanti modi poi se scegliamo un guanto lungo portarlo un po' arricciato. E poi il mio ultimo consiglio invece è per un capo in particolare, ovvero il dolce vita. So che tantissime di voi lo indossano perché comunque mi viene sempre scritto: Sara, io indosso anche il dolce vita ma non so se mi sta bene, non so qua, non so là, e lo vedo anche poi nelle consulenze che facciamo privatamente. Ecco, il dolce vita è sicuramente un must della stagione autunnale invernale, cioè sicuramente a chi dona maggiormente e a chi magari sta leggermente meno bene, o meglio chi viene valorizzata da una scolatura più profonda. Per questo io ti consiglio, se ti piace molto il dolce vita ma non è proprio il tuo modello, di indossarlo magari con un blazer dritto indossato sopra, quindi un blazer che comunque cada bene e che lasciato aperto vada a slanciare la fisicità, o potresti pensare ad indossarlo con una collana leggermente lunga che si fermi all'altezza del seno, poco sotto, dipenderà un po' dalla lunghezza del tuo busto, una collana lunga con un pendente lungo, quindi che si sviluppa in verticale, e vedrai come subito darai l'effetto un po' scollatura e quindi visivamente il tuo busto verrà slanciato moltissimo. E poi un altro piccolo segreto, ti ricordo che per indossare il dolce vita la piega del collo deve andare all'interno, soprattutto nei dolce vita più aderenti, attillati. In questo modo tutto sarà molto più armonioso e, a mio modo di vedere, anche molto più esteticamente bello. Detto questo, ti ringrazio davvero moltissimo per aver seguito questo video. Fammi sapere un po' qual è il tuo consiglio preferito e qual è il trucchetto che attuerai immediatamente per andare ad elevare il tuo outfit. Io ti ringrazio come sempre tantissimo, ti ricordo tutti i link nell'info box e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione!